questa anche la nostra Maria Nina Coffa, no? Purtroppo sì, perché naturalmente Maria Nina Coffa nasce nel 1841, quindi capite bene quale fosse anche la condizione femminile dell'epoca. Comunque possiamo dire che è stata anche un'antesignana di certe battaglie, non dico femministe, ma lotta per l'emancipazione, innanzitutto per lo studio, perché Maria Nina Coffa è stata un enfant prodige, questa bambina, pensate, da piccolina, veniva portata nei salotti dal papà Salvatore Coffa Ferla, avvocato, massone e protagonista del Risorgimento netino. Pensate che si riunivano proprio qua dietro, la chiesa e il convento di San Domenico. Questa bambina veniva portata, dico, nei salotti e le davano le rime, le assegnavano le rime e il tema, e questa bambina improvvisava poesia. Pensate alla difficoltà anche di un esercizio del genere. Poi naturalmente venne avviata agli studi, ha studiato anche nella mia città a Siracusa, al collegio per Adoner. Pensate, la prima donna ammessa nella loggia massonica del padre a soli 16 anni, perché stiamo parlando di una ragazza che sola tra tutti uomini, e alle sue segue poi furono presenti i propri fratelli della loggia massonica e Lorina. Questa donna comunque è stata malmaritata perché era innamorata del maestro di pianoforte Ascenzo Mauceri, tra l'altro professore, drammaturgo, il primo preside del liceo classico di Noto, il di Rudini, il primo preside è stato proprio Ascenzo Mauceri. Non poté sposarlo per vari motivi, venne fatta maritare a forza con un certo Giorgio Morana, possidente di Ragusa. Il loro fu un matrimonio infelice. Lei dal 1860 al 1876 vive a Ragusa, avrà 5 figli, fra cui 2 bambine che moriranno in tenerissima età, una a 9 mesi, una a 16 mesi. E questi lutti, la lontananza da Noto, la nostalgia anche per la sua vita qui da poetessa conosciuta, apprezzata, la fecero anche ammalare. Poi lei, con un colpo, deciso colpo di testa, decide di tornare a Noto da sola, contro anche diciamo, il parere avverso dei genitori, della famiglia, di tutto. Si cura con un omeopata, pensate, una donna che nel 1870 si cura con l'omeopatia, però purtroppo il rimedio omeopatico non riesce a curare il tumore, che andava invece poi escisso, andava operato, cosa che non viene poi fatta. Non sappiamo se poi sarebbe sopravvissuta, e comunque questa donna muore nella via, nell'attuale via San Licano, che era prima la via carcere. Quindi poi vi invito anche a fare un giro dedicato a Maria Nina Coffa, perché c'è la casa in cui è nata, che è in piazzetta Perelli Scippo, la casa in cui invece è morta ed è la via San Licano attuale, e ci sono 2 lapidi che ricordano questi eventi. Se volete vi leggo un pezzettino del finale del romanzo, sì, che poi è ambientato proprio in questa piazza, e poi proseguiamo nella piazza, così stiamo seduti lì, forse sì. È meglio, no? Faccio una cosa abbastanza breve. Ringraziamo Maria Lucia per averci bene parlato di questa poetessa netina, che fa piacere sempre parlare. Per me è una gioia, perché appena Maria Nina chiama io rispondo. E fu Giuseppe Cassone a pronunciare l'orazione inaugurale del monumento, anzi a scriverla. Quella mattina di giugno Don Pidu Cassone schiarì la voce, anche se non ce n'era bisogno. L'aria era netta e la giornata magnifica. E poi non sarebbe stato lui a parlare, gliene dispiaceva, ma si propose di godersi la mattinata, e il suo scritto, che meschino, colpito com'era, non avrebbe potuto pronunciare. Certo, Maria Nina aveva dovuto aspettare 14 anni, ma il busto scolpito dal Niccoli era una vera magnificenza, una galanteria per davvero. Chi mi pensi, non v'è fra di voi alcuno il quale non la estimi degna dell'onoranza che a perpetuarne la memoria oggi le consacra la patria. Se questo qualcuno vi fosse, in verità vi dico, una profonda commiserazione, una pietà immensa mi stringerebbe il cuore per lui. Però che Maria Nina Coffa Caruso, figlia, sposa, madre, cittadina e soprattutto poetessa, fu tale un essere da doverne andare gloriosa qualunque più illustre città le avesse dato i natali. L'orazione convince, conquida gli animi, anche se gli sfacinnati preferiscono passeggiare per il corso Vittorio Emanuele, già via Ferdinandea, e gustare le prime granite della stagione. E poi abbiamo Ascenzo Mauceri che immagino fare una passeggiata qui per il corso e vedere il busto di Maria Nina.
Quindi Ascenso Mauceri che vede il busto. Eppure no, non era la fontana d'Ercole che gli dava fastidio e pena, oppressione e rimpianto, rimorsi forse. Era l'altra statua, Mariannina, fissata lì, come un uccello imbalsamato nel marmo, senza le braccia per spiccare il volo, tarpate come il suo genio smangiato dalla malattia, dai pettegolezzi, dall'ipocrisia di chi se l'ha rosicata viva e le ha scolpito un busto dopo morta, gli occhi vuoti a fissare un orizzonte invisibile, immobili e rigide le fattezze, copiate di certo da quella fotografia che glielo aveva confessato lei stessa, gli parve di riudirne gli accenti, lì, tra i parlottini dei ragazzi che ci calavano sulle panchine prima di entrare in classe e il profumo dei fiori che adornavano le siepi del giardino, un fazzoletto di terra chiuso da un cancelletto. Le avevano quasi estorto, si vedeva dall'espressione degli occhi, supplichevoli quasi, come se posati davanti al cavalletto del fotografo che avevano fatto venire apposta. Non fare la difficile, sempre tu sei, di recitare reciti, di suonare suoni, una fotografia che sarà mai, fosse una violenza. La mantella puntata sul petto, c'è freddo e stare ferma le dà noia. I boccoli composti non frenano il naturale moto dei capelli ricciuti e crespi. Sofferta l'espressione, che nel marmo invece è assente. La fossetta, quella c'è, quel piccolo anfratto nel viso chiaro di Mariannina, il luogo segreto del bacio che a questa piccola grotta era dedicato dopo la bocca e gli occhi. Il marmo la fissa eternamente giovane, eternamente lisce le guance, eternamente fluenti i capelli, non come i suoi, capelli ormai di vecchio, scavato nel volto, un poco curva sebbene imponente, la figura alta e sicura che abbagliò Mariannina. Grazie Maria Lucia, grazie.